Nona giornata del massimo campionato nazionale di pallavolo maschile e nona vittoria per l'Itas di Ateche Trentino. Sulla ruota di Verona è uscita una bella cinquina, visto che si tratta del quinto 3-0 consecutivo in campionato per i marziani trentini. Dopo la trasferta della quarta di campionato vinta dall'Itas 3-2 in quel di Macerata, Juan Torrena e compagnia vincente e viaggiante hanno piazzato un filotto di 18 set vincenti. Anche la Marmilanza si è dunque sgretolata sotto i colpi stanchi ma comunque pesanti dei Globetrotter biancorossi trascinati dal martello cubano, che ha messo a referto 14 punti e il 58% a rete, numeri che gli sono valsi il titolo di MVP della serata. Bene anche Riad, 50% e 4 muri, e Leonardi, 3 blocchi e 75% in primo tempo, il che sottolinea di conseguenza l'ennesima serata padronale del regista brasiliano Rafael. Singoli a parte, quello che convince più di tutto in casa Itas sono la forza e il carattere del gruppo, elementi che non potranno mancare lunedì sera nel return match di Champions contro il Remat Zalau a domicilio e dal 15 al 22 in occasione della Coppa del Mondo per Club in Qatar, a Doha, verso la quale la Trentino Betclic volerà già martedì.